Ciao a tutte ragazze, allora, questo è il video tag Shared Love dove bisogna citare le guru più amate da noi, quindi inizio subito, vabbè, ovvio inizio subito citando Clio, che è secondo me la perfezione in assoluto. Dopo Clio, Makeup Delight, che sarebbe Giuliana. La considero una persona che oltre a fare vite solare, divertente, quando sei triste lei ti mette il buon umore. Poi, George April, la semplicità fatta persona, come ha detto anche un'altra ragazza su un video. Perché lei spiega tutto, più fine per segno, molto educata, molto, ma lo fa sempre con il sorriso. E niente, sembra che lei sia davvero sua amica, una sua amica con cui confidare ogni cosa. Poi, The Killer Look, che mi ha sostenuto, diciamo, lo chiamo il fan delle guru, perché sostiene ogni ragazza che fa video, e pur essendo ragazzo ha questa passione e lo stimo molto, ti saluto, un bacio. Poi, la misteriosa sensuale Lara Kenkiri, che la pareggio quasi a Clio, la paragono quasi a Clio perché è umile, è simpatica, quando spiega quell'aria misteriosa, ma ti fa capire le cose come vanno, quindi è bravissima, ora fa questo concorso a cui io sicuramente parteciperò, ancora non ne ho idea, però quasi sicuramente parteciperò. E come non citare Alice Like Audrey, che essendo un po' mi sta simpatica perché è toscana come me, quindi da brava cugina ligurese la stimo molto, e poi anche perché lei è come noi, è una ragazza come noi, non fa scuole, non studia make-up, anche le cose che compra sono accessibili a tutti, e con quel poco che fa riesce a fare davvero dei capolavori. I suoi concorsi, i suoi premi sono fantastici. A proposito di concorso, l'ultima cosa che riesco a dire al di fuori di questo video tag, ci sono state delle critiche sul mio ultimo trucco, appunto, sul suo concorso, e ribadisco il concetto che avrò detto 4-5 volte da quando faccio parte di questo bellissimo mondo di guru. Chi disprezza il mio canale e chi ha da criticare sui trucchi, su cose, su come parlo, che sono ignorante, una cosa e l'altra, per favore, o cambiate canale o fate finta che non esista, è la meglio cosa, perché poi io tendo a rispondere d'impulso e rispondo anche male e passo magari per antipatica, quale che non sono. Un bacione.